quando arrivo da su c'era qualche vecchietta che diceva mi è venuto in mente un'altra cosa, vieni qui, vieni qui. Quello è, non c'è il vocabolario, è il suo nome, no? Nonna Ambrogio invece è la signora che era sua nonna, quello di un libro di poesia. Quello vicino parla della veterinaria, le cassette. Importante qui anche il fondale, perché il fondale è di Masolino. Ah, ecco. È una copia dell'affresco che troviamo a Palazzo Grande. Ah, ecco, è vero, da dove arriva questa copia? Abbiamo fatto fare due banner per non fare il solito presepio con tutte le stelline dietro, dato che noi siamo il circolo culturale Masolino. Masolino del Panicale, no? Ci chiamano i Masolini, abbiamo fatto qualcosa di Masolino. Quindi per esempio l'abbiamo chiamato sì. Masolino. Chiedo scusa, se... È vero. Dovrebbe essere la città di Mesmer, in realtà Mesmer non è montagna, sarà una libera interpretazione. Sei con me, però davanti l'evidenza, poi non c'è la chiarezza di fare qualcosa di regolare. Non era giusto, però dopo un po' di mesi sono stati... Io capivo che il sindacalista era WIP, ma è anche un disastro. Sì, sì. Cioè oramai poi, tra quel lavoro a chiamata l'hanno anche minacciato perché erano gli Acquamaccia, i suoceri di Potenza, sì, Potenza mica da ridere, lui ha detto, lei non sa contro chi si mette, e lui ha detto non me ne frega niente, io voglio specchiarlo. Ecco, in 37 anni che lavoro in WIP oramai non voglio ascoltare più nessuno. Va bene, ho fatto il lavoro mio. Cioè, ho estrapolato la fotografia. Estrapola. E anche Monti è passato a visitare il nostro presepio per non morire. Bene. Quello che fa la segretaria va benissimo. Merci. Grazie. Anche qui. Tuo fratello lo saluto io. Grazie. Tanto ci vediamo in settimana. Ecco, va bene. Anche perché adesso Castiglioni ha pochi spazi adesso. Perché Palazzo Grande devono rifarlo tutto, quindi hanno vinto un bando con la regione Lombardia, quindi va rifatto tutto, quindi gli impianti, tutto. E quindi gli spazi quest'anno saranno tolti per le mostre, quindi sarà impossibile. Qui dove c'è l'ex sala consigliare faranno delle presentazioni di libri ogni prima giornata del mese. Ah, ecco. Quindi anche lì le mostre sarà un po' difficile farle e quindi adesso vediamo, se la Proloco ci dà l'opportunità di farlo qui, faremo qui le mostre. Sarebbe una bella cosa, ecco. Sì. Sarebbe bello fare anche questa qui una mostra permanente, perché questi capolavori, cioè a parte lo spazio, casa non abbiamo più una sala per fare tutte queste cose qui. Incredibile. Beh, complimenti, Complimenti, qui ci ha messo un bel po' di tempo, Sì, per più degli anni per farli tutti, naturalmente. No, perché ognuno di questi comporta tanto tempo, Sì. E di conseguenza, E adesso vedremo cosa riusciremo a fare. È per il primo anno che ci... siamo un po' in difficoltà perché non riusciamo a fare un programma definito prima prima dell'inizio dell'anno, quindi tutto in divenire adesso. Infatti, vediamo abbiamo quella foto appesa in casa con tutte le medaglie. Beh, dai.